dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e derbate, a cibarsi di carne suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa c'è che vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». Il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scelleranno, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà la vita nuova ed eterna». Dopo costui, torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e spese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti della fierezza di questo giovane che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a spaziare il quarto con gli stessi tormenti. Ritorto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati. Ma per te non ci sarà davvero risurrezione nella vita». Parola di Dio. Crediamo insieme: ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Tieni salvi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, vuoi che tu mi rispondi, oh Dio? Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Custodiscimi come pupilla negli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io, nella giustizia, contemplerò il tuo volto, al rispetto mi sazierò della tua immagine. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi: fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e ti confermi ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede, infatti, non è l'intento, ma il Signore è fedele, egli ti confermerà e ti custodirà dal maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore, che quanto noi vi ordiniamo, già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all'amore di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio. Thank you.
abbiamo concluso la settimana liturgica di preghiera dedicata ai santi e ai defunti. Siamo stati invitati in questi giorni a contemplare la Gerusalemme celeste e a pensare seriamente ai nostri fratelli defunti. Le anime dei nostri defunti attendono la nostra preghiera. Oggi la liturgia della parola di Dio ci mette di fronte alla verità di fede nella risurrezione. Come recitiamo nel Credo, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Su tale verità molti non credono e al tempo di Gesù erano pochi sadducei a non credere nella risurrezione finale. Gesù dà loro una risposta biblica chiara e indiscutibile. La risposta di Gesù fu molto chiara e soddisfacente. Per Gesù la vita non dà un avere, ma un donare e un ricevere. Per lui l'uomo e la donna non si prendono, ma si avvolgono con fedeltà. E ciò che dà senso alla vita non è l'assicurazione della discendenza, ma è vivere nell'amore. Per Gesù ciò che dà senso alla vita non è prendere, produrre o usare gli altri, ma la capacità di amare, di lasciarsi amare, come ci ricorda la prima lettura. Solo se amiamo al punto da essere pronto a dare la vita per le persone che amiamo e per i valori in cui crediamo, abbiamo un buon motivo per vivere. Per Gesù ciò che dà senso e salvezza salva la nostra vita e che fa andare oltre la morte sono le relazioni autentiche. In questa domenica la fede della risurrezione illumina le letture. Dice che la risurrezione non è tanto questione di un futuro lontano nel tempo, ma di un presente nel quale siamo chiamati a far vivere Dio nel quotidiano, a far vivere Dio nel mondo. La morte per noi cristiani è un transito, è un perché, e perché questo passaggio di chi ci lascia sia un ingresso nella felicità del paradiso. Offriamo tanto, ma tanta preghiera. Quale grande dono è la fede nella risurrezione. Abbiamo mai ringraziato il Padre per questo dono? Penso che sia davvero necessario che tutti abbiamo consapevolezza non solo del valore della vita, ma della sua ragione, del modo di usarla come strumento per la risurrezione. Gesù afferma oggi che la risurrezione dei morti è vera.
La fede nella risurrezione rende la Chiesa testimoni di sé.
Mistero della fede. Ricordati di me.
Durante la comunione cantiamo il Signore è il mio pastore, numero 661. Il pranzo di domenica 17 vuole avere questo.
chi c'è vicino ed è solo, invitarlo alla nostra tavola comune, stare un po' con lui e creare una rete, oggi si dice così, di relazioni. Ci troveremo a messa in San Giusto alle 10:30 e poi andremo al centro Beata Rosas per pranzare insieme. Può essere che non siamo riusciti a contattare tutti, se altri vogliono aggiungersi lo comunichiamo ad un lettore entro mercoledì 11. Ti ringraziamo.